Come sempre, quando vogliamo calcolare l'energia elettrostatica di un sistema di cariche qualsiasi, questa energia non è altro per definizione che il lavoro che devo compiere per portare quelle cariche dall'infinito alla posizione in cui le ho messe. E se ho un condensatore carico con una carica Q, qual è la distribuzione delle cariche? Ho delle cariche positive qua sopra e delle cariche negative qua, in numero uguale, in quantità uguale in fondo. Quindi di fatto, se voglio calcolare l'energia elettrostatica di questo condensatore, quello che devo immaginare di fare è partire dal condensatore completamente scarico, senza nessuna carica, prendo una carica positiva dall'infinito e la porto qua, poi prendo una carica negativa dall'infinito e la porto qua e calcolo il lavoro che ho fatto, e poi ripeto il procedimento finché non ne ho portate esattamente la carica finale che c'è su questo condensatore. Ora naturalmente questo calcolo si può fare, non è neanche particolarmente complicato, però possiamo semplificare un pochino la trattazione. Vediamo i primi due passaggi che abbiamo fatto. Allora, supponiamo che qui ci sia l'infinito. Quello che sto prendendo, facendo, è sto prendendo questa carica positiva e la porto qua sopra. Poi prendo questa carica negativa e la porto qua sotto. E mi calcolo il lavoro che ho fatto per questo primo spostamento di una coppia di cariche positive e negative. Ma di fatto, qual è il risultato finale di questi due spostamenti? Una carica positiva qua e una carica negativa qua. Lo stesso risultato, identico, lo ottengo se io, partendo dal condensatore scarico, prendo da questa armatura una carica positiva e da qui la porto qui. Il risultato netto è che mi ritroverò una carica positiva qua e una mancanza di carica positiva, cioè una carica negativa, sulla carica di sotto. Quindi vedete che prendere questa e portarla qua e quest'altra e portarla qua è del tutto equivalente a fare invece questo spostamento di una singola carica da un'armatura all'altra anziché dall'infinito a ciascuna delle due armature. Siccome il campo è conservativo, come io sposto le cose non ha nessuna rilevanza, e quindi ci conviene, per calcolare l'energia, immaginare questo processo. Naturalmente il processo lo ripeterò tante volte quanto è necessario per ottenere la carica totale Q, quindi poi prenderò un'altra carica da qua e la porterò qua, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo innanzitutto qual è il lavoro che compio per portare una carica di Q. Quindi il processo che cos'è? Prendo delle cariche di Q infinitesime e ogni volta le porto da sotto a sopra. Quanto lavoro devo compiere per portare una carica di Q da questa armatura a questa armatura? Il lavoro che compio per spostare una carica da una posizione a un'altra nello spazio è sempre e comunque il valore della carica moltiplicato la differenza di potenziale tra la posizione finale e la posizione iniziale. Quindi il lavoro dL che faccio per spostare una carica di Q da qui a qui sarà dQ moltiplicato la differenza di potenziale tra la posizione finale, cioè l'armatura, il potenziale dell'armatura positiva, meno il potenziale dell'armatura negativa. La differenza di potenziale tra armatura positiva e negativa di un condensatore l'abbiamo chiamata V, differenza di potenziale ai capi del condensatore. Quindi tutte le volte che io trasferisco da un'armatura all'altra il condensatore una carica di Q, faccio un lavoro che è per V. Naturalmente questo V non è una quantità sempre uguale, perché sappiamo bene che perché si instaura questa differenza di potenziale tra l'armatura del condensatore? Perché ci sono delle cariche qui e qui. Man mano che io porto cariche, questo V crescerà, quindi V non è una costante. V, se volete, dipende anche lei, anche lui, dalla carica Q che c'è. Allora, siccome l'energia è il lavoro che faccio dall'esterno, sarà l'integrale di questo dL e quindi l'integrale di V del Q. Dove naturalmente
naturalmente questo integrale va esteso su quale ente? Io parto da una carica nulla e arrivo a portare una carica totale più grande su ciascuna delle armature del condensatore. Ora, naturalmente per fare questo integrale, come al solito, ho bisogno di ridurre su tutto un'unica variabile, qui ci sono due quantità variabili, la carica e il potenziale. Devo ridurre tutto un'unica variabile. Ma sappiamo bene che un condensatore, per definizione, C è uguale a Q su V, e quindi Q è uguale a Q su C. Come si legge questa formula? In ogni momento, quando sul condensatore c'è una carica Q, c'è questo potenziale Q su C. Quindi, al posto del potenziale Q ai lati del condensatore, in un determinato momento di questo procedimento di trasporto di cariche, posso sostituire al potenziale V in quel momento la carica che c'è in quel momento sul condensatore diviso la capacità del condensatore. E la capacità sappiamo che dipende solo dalla geometria, quindi questa è costante durante tutti i procedimenti. Quindi sarà un integrale tra 0 e più grande di Q su C, dove Q è la carica all'istante di tempo T in cui faccio questo trasferimento della carica di Q, cioè 1 su C integrale tra 0 e Q di Q in del Q, e questo naturalmente è l'integrale di Q in del Q è Q uguale a mezzi fatto da 0 a Q. Quindi dopo che ho effettuato tutto questo procedimento vedo che il lavoro che ho compiuto e quindi l'energia che ho immagazzinata nel condensatore è il quadrato della carica che ci ho messo diviso due volte la sua capacità. Avete dei dubbi su questo procedimento? Ora, questa formula vedete che io la posso scrivere anche in altri modi, perché siccome tra capacità potenziale e carica c'è quel legame, al posto della carica io ci posso mettere per esempio C per V. E allora questa formula la posso scrivere anche C quadro V quadro su 2C, cioè CV quadro mezzo, è la stessa cosa. Oppure posso decidere di sostituire solo uno delle due, un Q lo lascio e l'altro Q lo scrivo come C per V. Allora avrò Q per C per V diviso 2C, quindi Q per V diviso 2. Sono tre formule che ovviamente mi danno lo stesso risultato perché sono ricavate una dall'altra utilizzando la definizione di capacità. Quindi quando metto della carica su un condensatore, quindi il condensatore si porta a una certa differenza di potenziale, data la capacità del condensatore posso calcolare l'energia immagazzinata con una qualsiasi di queste formule. Naturalmente quella che utilizzerò dipenderà da qual è la quantità che conosco. Se conosco la carica utilizzerò questo, se conosco il potenziale questo, eccetera. E vedremo più in là alcuni esempi su quando è meglio utilizzare una formula o l'altra. Ora quindi questa è l'energia che posso immagazzinare in un condensatore. Naturalmente però io posso anche dire, va bene, in un certo condensatore di capacità C posso accumulare una certa quantità di energia. Che cosa succede se metto insieme due condensatori? Cioè prendo un condensatore C1, un altro condensatore C2 e li collego insieme in modo che formino un blocco unico, un sistema unico. Ora, voi vedete che i modi di collegare insieme questi due condensatori ce ne sono due. Il primo modo è di prendere il condensatore C1, lo metto così e ci attacco di seguito il condensatore C2. Questo modo di collegare i condensatori si chiama collegamento in serie.
Che cosa succede quando carico questo sistema di due condensatori? Vedete che questo sistema continua ad essere un sistema in funzione completa. Se io metto qui una carica positiva, che cosa succede? Questo blocco qui, cioè l'armatura di destra del primo condensatore e l'armatura sinistra del secondo condensatore, che cosa sono? Un unico corpo metallico, no? Questa è una armatura metallica, un filo che lo collega a un'altra armatura metallica, quindi tutto questo è un unico blocco metallico. Quindi innanzitutto si troverà ovviamente allo stesso potenziale. Ma che cosa succede in questo sistema metallico che vedete è scarico? Io qui non ho messo nessuna carica, non lo sto toccando. E quello che succede è il fenomeno dell'induzione completa, perché per ipotesi stiamo parlando di condensatore. Quindi qui si porterà una carica negativa esattamente uguale a questa. E siccome questo era neutro inizialmente, qui per forza ci deve essere una carica negativa e positiva uguale in modo. Dopodiché qui succede la stessa cosa, questa carica positiva per induzione completa induce una carica negativa ancora uguale qui. Ricordatevi che anche se non è studiato esplicitamente, si intende sempre che poi l'ultima parte viene messa a terra e quindi non c'è un'ulteriore carica positiva. Quindi vedete che quando collego in serie due condensatori ho il sistema in cui c'è una successione Q meno Q, Q meno Q. Allora mi posso chiedere questo sistema se lo posso vedere come un unico blocco, cioè trattare come se fosse un unico condensatore di capacità C diversa sia da C1 che da C2. Allora calcoliamo quindi la capacità equivalente di questa serie di due condensatori. Che cosa succederà? In questo condensatore equivalente, cioè quello che racchiude tutto quello che c'è qui, la carica è proprio la carica Q, no? Su ciascuna dell'armatura c'è la carica Q. Quello che succede è che la differenza di potenziale V ai capi di questo condensatore equivalente è la somma della differenza di potenziale a capi di C1 e della differenza di potenziale a capi di C2. Per forza di corpo, è chiaro che V è uguale a V1 più V2. Allora, siccome la capacità è definita come Q su V, la capacità equivalente di questo sistema è Q su V1 più V2. Siccome non è debole avere una somma denominatore, adesso invertiamo questa relazione, quindi scriviamo quanto vale 1 su C. 1 su C ovviamente è V1 più V2 diviso Q. E adesso, avendo la somma numeratore, posso spezzare V con 1 su Q più V con 2 su Q. Ma V con 1 su Q, V con 1 su Q è la capacità del condensatore che ha sui capi tensione Q1 e carica sulle armature Q, e questo è esattamente il condensatore C1, quindi questo è uguale a 1 su C1 e quell'altro ovviamente è uguale a 1 su C2. Quindi quando metto in serie due condensatori è come se avessi un unico condensatore di capacità equivalente data da questa formula, cioè si sommano i reciproci delle capacità. Ora potete capire facilmente che se io invece che due condensatori ne avessi messi tre, qui avrei ottenuto un più V3, quindi un altro termine come questo, e quindi in sostanza quando ho n condensatori in serie, uno su C totale, anzi ci metto CS per indicare la serie condensatori, è uguale somme con i di 1 su C con i. Nel caso di due condensatori soltanto, questa formula la posso
scrivere in maniera semplificata mettendo a comune denominatore, quindi avrò C1 più C2 diviso C1 C2. Questo è 1 su C, quindi C, i due condensatori in serie, è C1 C2 diviso C1 più C2. Notate una cosa, che quando sommo i reciproci, quello che ottengo è una quantità sempre più piccola sia di C1 che di C2. Quindi quando collego due condensatori in serie ottengo una capacità che è minore di quella di ciascuno dei due condensatori. Quindi a parità di carica, cioè se carico con la stessa carica i due condensatori, siccome C è diminuito mettendo le due in serie, l'energia che ottengo è maggiore. L'energia che riesco a immagazzinare su questo sistema di due condensatori in serie è maggiore dell'energia che potevo ottenere con un solo condensatore su cui mettevo la stessa carica. Quindi, oltre ai modi che abbiamo visto precedentemente, cioè fare le armature più possibile estese e più possibile vicine l'una all'altro, per aumentare la capacità di immagazzinare energia elettrostatica posso collegare due condensatori in serie pur di metterci la stessa carica che avrei messo su un singolo condensatore. L'altro modo di collegare i due condensatori è quello di collegarli in questa maniera, diciamo uno di fianco all'altro, cioè in parallelo. Ora vorrei che fosse chiaro che la differenza tra collegamenti in serie e parallelo non sta nel fatto geometrico che questi stanno in linea e questi stanno affiancati, quello dipende da come lo disegno. La differenza fondamentale è che se io adesso su questo sistema di due condensatori messi così ci metto una certa carica, quindi ci metto qui una certa carica, questa carica andrà in parte qui e in parte qui. Se questi due condensatori sono differenti, nessuno mi autorizza a dire che le due cariche su Q1 e Q2, su C1 e C2 saranno uguali. Quindi avrò una carica Q1 su C1 e una carica Q2 su C2 che devo vedere quanto vale. Quindi in questo caso io so per certo nel collegamento in serie, la definizione di collegamento in serie è che tutti i condensatori hanno la stessa carica. Invece, che cosa è diverso da questo condensatore e questo? È se hanno tutti la stessa carica, ma hanno capacità diversa, la tensione ai capi di ciascuno sarà diversa, Q1 sarà diverso da Q2. E lo posso calcolare utilizzando questa formula. Qui invece la situazione è esattamente opposta. Le cariche sui due condensatori saranno diverse, ma ovviamente il potenziale di questa armatura qua, siccome è collegato da un unico blocco metallico con questa armatura, questi due potenziali sono uguali, idem sono uguali questi due. Quindi nel caso di un collegamento in parallelo, V1 uguale a V2. E lo chiamo tensione ai capi di tutto il sistema dei due condensatori. Quindi nel collegamento in parallelo invece per definizione la tensione ai capi dei due condensatori è esattamente la stessa, mentre le cariche saranno diverse e quanto saranno diverse secondo questa formula. Se V è lo stesso, Q1 sarà proporzionale a C1, Q2 sarà proporzionale a C2. Adesso calcoliamoci la capacità Ct di questo blocco unico, considerando questo sistema come un blocco unico. Come un blocco unico, la capacità come la scrivo? La capacità di un qualsiasi condensatore è la carica totale che c'è sul condensatore diviso il potenziale.
quindi sarà Q diviso V. Ma Q chi è? Una carica totale su tutto questo oggetto. Vedete che tutta questa parte che sta sopra questa linea è come se costituisse un'unica armatura, è un unico materiale metallico. E questa sotto è tutta un'altra armatura, un unico materiale metallico. In totale qua sopra che carica c'è? Q1 più Q2, che è ovviamente uguale alla carica totale che ho messo. Diviso la differenza di potenziale tra tutto questo blocco di sotto e questo blocco di sopra, che è chiamato Q. E questo diventa Q1 su Q, Q2 su V. E adesso vedete che Q1 su V, siccome V è uguale a V1 ed è anche uguale a V2, questo lo posso scrivere Q1 su V1 che è C1 e questo Q2 su Q2 che è C1. Quindi quando collego invece due condensatori in parallelo, la capacità dei due condensatori si somma. Anche in questo caso è assolutamente evidente che se io ce ne mettessi un terzo in parallelo, la carica totale sarebbe Q1 più Q2 più Q3 più Q3, e quindi in generale Cp uguale somma con I, somma delle capacità di tutti i condensatori che ho messo in parallelo. Quindi la capacità di un parallelo di più condensatori è maggiore della capacità di ciascuno dei singoli condensatori, visto che è la somma delle capacità, e quindi metterò i condensatori in parallelo per guadagnare capacità, cioè guadagnare energia elettrostatica immagazzinata, quando posso tenere la tensione a capi, la V ai capi di tutti questi condensatori sempre allo stesso livello, cioè piuttosto che avere un singolo condensatore C1 a una certa tensione V, se riesco a mantenere la stessa tensione ai capi di tutti e tre, o cinque, quelli che sono i condensatori, allora, utilizzando questa formula, V è lo stesso di prima, ma C è aumentato e quindi ho immagazzinato più energia elettrostatica. Quindi, ecco che vedete, per esempio, ecco, questo è un buon momento per discutere quelle tre formule e quando è meglio usare uno o usare l'altro. Supponiamo di avere i due condensatori C1 e C2 e di avere un generatore di tensione. Un generatore di tensione è un oggetto che mantiene ai suoi capi una DTP, una tensione ben definita. Una batteria è un generatore di tensione. Andate a misurare la differenza di potenziale tra i due poli della batteria, trovate quello che indica il fabbricante, 9 volt o quello che è. Allora, se io prendo questo generatore, un generatore di tensione, si indica generalmente con questo simbolo, con questo simbolo qua. Quindi una batteria si indica con questo simbolo. Una è come un condensatore, però con i due trattini che indicano le due parti, uno più lungo e uno più corto. Quello più lungo indica il polo positivo della batteria, quello più corto è il polo negativo della batteria. Un generatore è un oggetto che tra questi due punti, cioè tra il suo polo positivo e il suo polo negativo, mantiene una differenza di potenziale data. Ora supponiamo qui di metterci il condensatore C1. Che cosa succede? Il condensatore C1 si carica, il generatore porta delle cariche qua, e quindi su questo condensatore avrà una certa carica Q1 e quindi avrà una certa energia elettrostatica in questo condensatore. Adesso in parallelo ci metto un altro condensatore C2 su cui andrà a finire una carica Q2 e voglio calcolare la variazione di energia elettrostatica quando ho aggiunto il condensatore C2.
Allora, la variazione di energia elettrostatica che cos'è? L'energia finale meno l'energia iniziale. L'energia finale è l'energia di tutto questo sistema. L'energia iniziale è l'energia quando c'è soltanto il condensatore. Adesso devo scegliere, per calcolare questa variazione di energia, se utilizzare questa formula, questa formula o questa formula. Non è che non posso utilizzare una o l'altra come mi piace. Al solito è una questione di opportunità, cioè quali di queste formule mi consentirà di fare meno calcoli. Allora, quando io passo dalla situazione iniziale a quella finale, qual è l'unica certezza che ho? Sia nello stato iniziale che nello stato finale, il mio sistema, che prima era solo il condensatore C1, poi è tutto il blocco, è certamente sempre collegato a questa batteria. Quindi sia all'inizio che alla fine la tensione ai cavi dei condensatori è sempre V, la tensione fornita dal generatore. La tensione fornita dal generatore spesso si chiama anche forza elettromotrice, indicata con F, quindi potete trovare questi due simboli e queste due diciture indifferenti. Allora, se voglio calcolare questa differenza, mi converrà utilizzare questa formula in cui C cambia, ma almeno V rimane costante, perché se utilizzassi questa cambierebbe sia C che V. E quindi scriverò un mezzo C finale per V, e non ho bisogno di scrivere V finale perché tanto è lo stesso sia prima che dopo, meno un mezzo C iniziale per V, scusate, il quadro, per V quadro. Quindi un mezzo V quadro che moltiplica C finale meno C iniziale. Ma C finale nel parallelo è C1 più C2 e C iniziale è semplicemente C1, e quindi questo è un mezzo C2 V al quadrato. Facciamo invece il caso in cui abbia i condensatori in parallelo. Scusate, insieme. Anzi, facciamo il caso, per non cambiare la geometria, facciamo quest'altro caso. Io ho il mio cavo condensatore C1, su cui ho messo una carica Q1. Perché C finale è il parallelo dei due condensatori, no? E quindi la capacità finale è C1 più C2. Nel caso iniziale avevamo solo il condensatore C1, quindi la capacità iniziale è C1. Allora supponiamo invece adesso di avere un condensatore e di averci messo un condensatore C1 e di averci messo sopra una carica Q1. E non lo collego ad un generatore, lo lascio lì con questa carica sopra. Dopodiché ci collego sempre in parallelo, per fare un esempio del tutto simile a quello di prima, un altro condensatore C2. Che cosa succede in questo caso? E naturalmente voglio di nuovo calcolare la variazione di energia in seguito a questo processo. Quindi di nuovo avrò il finale meno l'iniziale, chiaramente i calcoli cambieranno. Adesso vedete che io non posso più essere sicuro che la tensione finale, è chiaro che i due condensatori sono alla stessa tensione nello stato finale, ma che questa tensione sia proprio quella V1 che c'era all'inizio, non lo posso assolutamente dire. Non è che c'è una batteria che mi garantisce di mantenere la DDD. Non posso affermare una cosa di cui non sono sicuro. Magari risulta che è proprio la stessa la tensione, ma non ne ho la certezza. Allora devo cercare di capire che cosa sta succedendo. Beh, la cosa di cui sono sicuro, quando i due condensatori sono staccati da un qualsiasi generatore, vedete che questi due condensatori si toccano l'un l'altro, ma non toccano nient'altro nell'universo, ok? Quindi vedete che se io considero quello che sta dentro questa linea, questo è un unico blocco metallico. In questo blocco metallico, prima che io su
supponete che io questo collegamento non l'abbia ancora fatto, allora so per certo che qui c'è una carica Q1, quella che ci hanno messo. Poi faccio questo collegamento, la carica che fa è libera di andare in parte qua e in parte qua, e quindi si distribuirà tra questi due condensatori. Quindi alla fine qui avrò una carica Q1 finale e una carica Q2 finale. Quello di cui sono certo è che siccome tutto questo blocco non ha toccato nient'altro nell'universo, 1 finale più Q2 finale deve essere uguale a 1. Ossia, quando ho dei condensatori isolati, cioè che non toccano niente, la certezza che ho non è certo che il potenziale rimanga lo stesso, ma che la carica totale sui condensatori rimanga la stessa, quello per forza. Quindi, siccome adesso la certezza che ho è sul fatto che questo parametro carica sui condensatori sia uguale, se voglio calcolare la variazione di energia, mi converrà utilizzare questa formula, in cui dei due parametri che ci sono, questo sarà lo stesso prima o dopo. Ci cambierà. E quindi in questo caso scriverò che l'energia finale sarà uguale a Q1 al quadrato, proprio quello che ci avevo messo, diviso 2C finale, meno Q1 al quadrato diviso 2C iniziale. E a questo punto C finale come lo calcolo? Vedete che qui ho 1 su C finale. Siccome questi due sono in parallelo, questo diventa Q1 quadro su 2 C1 più C2 meno Q1 quadro su 2 C1, perché all'inizio c'era solo C1. E quindi ecco la variazione di energia elettrostatica in questo caso. Quindi vedete che queste formule sono tutte equivalenti, mi converrà scegliere uno o l'altro a seconda di qual è il parametro che non mi cambia, cioè a seconda del fatto che i condensatori siano collegati ad un generatore oppure siano isolati. In un caso si conserva la DDP, è fissata la DDP, in un caso è fissata la carica totale sul condensatore. Poi l'ultima cosa, l'ultimo argomento che volevo fare in questa prima parte del corso, secondo oggi quindi chiudiamo l'argomento elettrostatica, cioè quello che succede quando ho delle cariche fisse nello spazio, è un breve cenno a un altro metodo che abbiamo per aumentare la capacità di un condensatore e quindi l'energia immagazzinata. Prima di discutere questo metodo però devo fare una brevissima digressione. Finora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, abbiamo delle cariche nello spazio, vediamo quello che succede. Queste cariche finora invariabilmente erano messe nel vuoto, oltre a queste cariche non ce ne erano. Ora io potrei pensare però, e quindi per esempio la forza tra queste due cariche era data dalla legge di Coulomb, 1 su 4 di Gregg, 1 Q2 diviso la distanza. Potrei immaginare di riempire lo spazio con un materiale, riempirlo di qualcosa. Ora, questo qualcosa non può essere un conduttore, perché se non riempissi un conduttore, la scena si rende banale, sapete che un conduttore in campo elettrico è sempre a zero, quindi c'è poco da dire. Quindi ha un senso solo dire riempio quello spazio con un materiale isolante di elettrico. Quindi le cariche invece che metterle nel vuoto le metto dentro un materiale isolante. Prendo un bel blocco di polistirolo e ci metto dentro delle cariche. Che cosa succede? Beh, quello che si vede è che la legge di Coulomb vale ancora, ma la forza tra le cariche è un pochino diminuita, ossia la forza in presenza di elettrici la scriverò o
ossia mantengo esattamente l'espressione della legge di Coulomb, però metto a denominatore un ulteriore fattore epsilon con R, che naturalmente per questioni dimensionali è un numero 1, che è sempre maggiore di 1 per tutti i materiali isolanti, e che quindi mi dice che la forza in presenza di questo materiale isolante è più piccola della forza che le cariche si scambiano nel vuoto. Quindi la presenza del materiale isolante diminuisce la forza che si scambiano le due cariche. Ora, siccome abbiamo visto che tutte le formule che noi abbiamo ricavato dopo la prima lezione di corso derivano sostanzialmente da questa, sono state ricavate da questa, il teorema di Gauss l'abbiamo ricavato da quella, la prima equazione di Maxwell l'abbiamo ricavato da quella, tutti i campi che abbiamo calcolato li abbiamo calcolati suddividendo la mia distribuzione di carichi in elementini puntiformi e quindi utilizzando sostanzialmente la legge di Coulomb. E se avete fatto caso, non esiste nessuna formula di quelle che abbiamo fatto in cui non compaia questo parametro epsilon con 0. In tutte le formule compare epsilon con 0. Ora, modificare, cosa dobbiamo fare? Non è che dobbiamo rifarci tutta l'elettrostatica e vedere come cambiano le formule quando ci mettiamo il dielettrico, perché semplicemente in questa formula al posto di epsilon con 0 compare il blocco epsilon con 0 e epsilon con R. Quindi tutte le formule che abbiamo visto continuano a valere purché dovunque ci fosse epsilon con 0 ci piazziamo epsilon con 0 per epsilon con R. Per esempio, la prima equazione di Maxwell, l'equazione fondamentale dell'elettrostatica, divergenza di E uguale a nostro epsilon con 0. Che cosa succede se lo spazio è riempito da un dielettrico e non è vuoto? Divergenza di E uguale a nostro epsilon con 0 e epsilon con E. Teorema di Gauss, flusso di E attraverso una superficie chiusa è il cui interno su epsilon con 0. Il mio spazio è riempito di un dielettrico, epsilon con 0 e epsilon con E. Altro caso, il campo dentro un condensatore piano, il campo di un condensatore piano è sigma su epsilon con 0. Ci metto qua un dielettrico, sigma su epsilon con 0 e epsilon con 0. Tutte le formule le riciclo correggendo al posto epsilon con 0, epsilon con 0, epsilon con 0. E quindi la gestione di quello che succede quando lo spazio è riempito con un dielettrico è molto semplice, devo semplicemente introdurre questo parametro epsilon con R. Ora questo non vi sto a spiegare perché succede questa cosa, vi do solo un bellissimo accenno per questioni di cultura personale. Io vi avevo detto, quando avevo fatto la distinzione tra conduttori e dielettrici, vi avevo detto la differenza sta nel fatto che nei conduttori le cariche sono liberi di muoversi e nei dielettrici invece sono bloccati lì dove stanno. Questo è vero fino a un certo punto. Nei dielettrici, che sono tanti atomi, nessuno vicino all'altro, le cariche non possono passare da un atomo all'altro, quindi non possono andare in giro per il dielettrico. Ma all'interno dell'atomo le cariche si possono spostare. E allora se io metto questo dielettrico in un campo elettrico fatto così e guardo che succede a uno degli atomi che è fatto da un nucleo positivo e da una nuvola di elettroni negativi, quando metto un campo elettrico verso l'alto, il nucleo che è positivo che fa? Tende a spostarsi di sopra, quindi qua qui diciamo, mentre gli elettroni negativi tendono a spostarsi di sotto. Quindi la situazione della distribuzione delle cariche dell'atomo è cambiata. Prima il nucleo era proprio al centro della nuvola elettronica, adesso si è spostato. Spostare delle cariche vuol dire generare un campo elettrico addizionale. Quindi il campo elettrico che mi ritrovo alla fine di questo processo è quello che io avevo messo dall'esterno più quello generato da queste cariche qua. E si può vedere che questa è diretta in senso opposto e quindi diminuisce il campo elettrico complessivo. Quindi di fatto questa formula mi dice che il campo elettrico in una regione di spazio in cui c'è un dielettrico è più basso e diminuito rispetto a quello che aveva avuto nel vuoto e che c'è stato un piccolo spostamento di cariche a livello atomico che ha generato un controcampo che in parte annulla la velocità di spazio. Ora, per quanto riguarda la trattazione dei condensatori, la presenza di questo epsilon con R ulteriore, e tenete conto che epsilon con R
normalmente dell'ordine di qualche unità, ma in certi materiali può raggiungere valori molto elevati, centinaia o migliaia. Questa presenza di dielettriche è molto importante, perché se andate a rivedere l'espressione delle capacità di tutti i condensatori che abbiamo visto, e si può dimostrare che questo non vale solo per quelli di forma semplice che abbiamo visto, ma vale sempre, nell'espressione della capacità del condensatore c'è sempre epsilon con 0 al numeratore, condensatore piano epsilon con 0 S su T, condensatore sferico 4 di greca epsilon con 0 R1 R2 diviso R2 meno R1 eccetera eccetera. Quindi la capacità di un condensatore è sempre proporzionale a epsilon con 0. Se adesso io dentro, tra le due armature del condensatore, che sia piano, sferico, cilindrico, quello che volete, ci metto un dielettrico, devo modificare la formula della capacità mettendo il blocco epsilon con 0 e epsilon con R al posto di epsilon con 0. E quindi la capacità è aumentata. Quindi, se io prendo un condensatore di capacità C, ci metto dentro un dielettrico tra le due armature, la capacità cambia e dice, diventa C con R. E questo C con R è epsilon con R per C. Quindi, posso cambiare la capacità di un condensatore in maniera molto semplice, riempiendo lo spazio tra le armature con un dielettrico, e la capacità mi aumenta esattamente in un fattore epsilon con R. Siccome questo epsilon con R, prendendo bene il materiale, può essere molto grande, questo è un altro modo molto semplice di cambiare, di aumentare in modo drastico la capacità e quindi l'energia immagazzinata più complessa. Terminiamo qua, vediamo qualche esercizio. Collegamento a terra significa potenziale zero, la terra è la potenziale zero. Questo è il condensatore di sinistra, il condensatore C1, questo è il condensatore C2, questo condensatore ha armature A' e B', questo non ha armature A e B'. Allora, C1 ha una capacità di 10 picofarad. E la distanza di 1 tra le armature del condensatore è uguale a 2 cm. Ora, sulle armature A' viene posta una carica totale, un totale uguale a 10 alla meno 6 coulomb. Quindi su tutto questo blocco qua, qui e qui, c'è una carica totale di 1 microcoulomb. Se ora si aumenta di 10 volte la distanza tra le armature del condensatore, o quando molto spesso negli esercizi con i condensatori si parte da una certa configurazione di collegamento dei condensatori e si cambia questa configurazione, vi consiglio sempre caldamente di disegnare la situazione prima e la situazione dopo per non confondere. Quindi questa è la situazione iniziale e avremo una situazione finale in cui i due sono collegati sempre in parallelo. Il secondo condensatore C2, a meno che non ci sia qualcosa che vediamo bene il testo, rimane invariato. Il condensatore C1 invece viene allargato in modo che questa distanza diventa di 1' con D1' uguale 10 di 1. Vediamo un po' che altro succede. Allora, si aumenta di 10 volte la distanza tra le armature A. Ah no, scusate, ho sbagliato. La mia armatura è B, quindi questa rimane come ed è questa che diventa. Vabbè, cambiamo, C2 diventa questo, C1 questo. Questa è la situazione. In questa nuova configurazione il campo elettrico dentro il condensatore C1 è uguale a 30 kV su
centimetro. Vogliamo sapere qual era la capacità iniziale del condensatore C2 iniziale, cioè prima di aver aumentato la distanza tra le altre. Quindi qui questo sarà un C2 primo, chiaramente è cambiata la capacità del condensatore. Allora, vediamo un pochino che cosa possiamo dire di quello che succede nella situazione iniziale e nella situazione finale. Qual è la prima certezza che abbiamo in questo cambiamento? Vedete, il cambiamento che cosa è stato? Prendere questa armatura e spostarla in basso. Non è stato fatto nient'altro. Allora, sinceramente non vorrei... questo blocco qua non ha toccato mai niente, quindi la carica che c'era qua sopra è per forza di cose rimasta la carica che c'era qua. Un kilovolt. Ora qualche cosa è cambiato, chi mi sa dire? Allora la carica qua è la stessa cosa della carica qua. Chi mi sa dire che cosa può essere cambiato nella parte superiore del sistema quando ho allontanato quella armatura? Quello che è successo è che prima avevo qui C1 e qui C2, adesso qui ho C1 e qui la capacità è cambiata. Quindi se prima le cariche si distribuivano in una certa maniera tra queste due armature, dopo la distribuzione sarà diversa. Certo, saranno molto di più. Quindi la carica totale sarà la stessa, ma non è che Q1 è uguale a Q1 primo e Q2 è uguale a Q2 primo. Questo non lo so perché i due condensatori separatamente sono cambiati, ma la carica totale è rimasta invariata. Quindi la carica totale la potrò scrivere. Nel caso iniziale quanto vale la carica totale? Ricordatevi sempre C uguale Q su V, quindi la carica in un qualsiasi sistema di condensatori è la capacità del sistema per la tensione capi del sistema. Allora, la capacità nel caso finale, questo lo posso scrivere C finale e V finale. Adesso cerchiamo un po' di vedere che cosa ci posso mettere a quel posto di questo C finale e Q finale. C finale che è? Sono due condensatori in parallelo, quindi la capacità è la somma delle due, quindi C1 che è rimasto invariato più C2 primo. Questo è il primo esercizio sui condensatori, quindi vorrei andare abbastanza piano e che tutti capiste tutti i passaggi, anche se è un passaggio da banale, ma non lo capite, ditemelo, perché poi se no non riusciamo a fare anche tutto il resto. Adesso devo cercare di calcolare la tensione finale. La tensione finale, siccome questi sono in parallelo, per definizione c'è la stessa tensione ai capi di questo e la stessa tensione ai capi di questo. Quindi se io riesco a calcolare una qualsiasi di queste due tensioni, sto a posto. Ma vedete che io nel caso finale conosco il campo elettrico in questo condensatore. Ma questo, mi dice il problema, è un condensatore piano. In un condensatore piano il campo elettrico, come è legato alla differenza di potenziale ai capi del condensatore? Un condensatore piano, V è uguale a E per D. Quindi, al posto della tensione finale, che è la tensione ai capi di C1, finale, ci posso scrivere il campo, che mi dice il problema che c'è dentro C1, moltiplicato la separazione tra le armature. Ora, in tutto questo, io che cosa voglio calcolare? Quello che mi chiede il problema di calcolare è C2. Lì ho un'espressione
in cui sul totale è 9. C1 è 9. D1 è noto e con L è noto. L'unica incognita è C2 primo. Però io con incognita ci voglio C2, non C2 primo. Però il problema è molto semplice. Che relazione c'è tra C2 primo e C2? Essendo un condensatore piano, C2 sarà uguale epsilon con 0 S2, qualsiasi cosa sia questo S2, diviso D2. C2 primo, cioè dopo la separazione, sarà epsilon con 0 S2 su D2 primo. E D2 primo conosco come è legato a D2. Quindi vedete che se io faccio al posto di epsilon con 0 S2 ci metto C2 primo. Se qui al posto di epsilon con 0 S2 ci metto C2 per D2, ottengo questa espressione. Metto qua, non siete convinti? Bene, allora questo diventa C1 più C2 per D2 su D2 primo per ricomprendere D1. Adesso riguardiamo questa espressione e vediamo che l'unica incognita è C2 perché D2 su D2 primo è uguale a un decimo. D2 primo è uguale a 10 volte D2. Questa. Scrivo le due formule per C2 e C2 primo che, essendo un condensatore piano, sono epsilon con 0 per la superficie diviso la distanza. Ovviamente nei due casi la superficie non è cambiata, è cambiata solo la distanza. Ora, l'obiettivo, quando facciamo un passaggio, dobbiamo sempre avere in mente l'obiettivo, se no facciamo i passaggi e non servono a niente, no? Il mio obiettivo qual è? Io ho già ottenuto, sfruttando la conservazione della carica tra stato iniziale e stato finale, perché i condensatori sono isolati, ho ottenuto un'espressione che mi consente di calcolare C2 primo. Ma il problema mi chiede di calcolare C2. Quindi adesso quello che voglio trovare è una relazione tra C2 primo e C2. Allora mi scrivo le espressioni di C2 e C2 primo e vedo come sono collegate. Sono collegate dal fatto che al numeratore c'è esattamente la stessa espressione. Quindi io epsilon 0 S2 lo scrivo C2 per D2 e lo metto qua dentro. Così ottengo una relazione tra C2 primo e C2. Non è ancora convinto? Se preferite procedere in maniera diversa, avete queste due formule, dividete questa formula per questa formula, avrete C2 primo su C2 uguale D2 su D2 primo, perché questo e questo si cancellano nel rapporto. Allora, a questo punto di fatto siamo arrivati, perché abbiamo la nostra brava equazione in una sola incognita, dobbiamo solo estrarre questa incognita. Quindi che cosa facciamo? Dividiamo il totale per imponerle D1 e questo sarà uguale a C1 più C2 D2 su D2. Dopodiché portiamo C1 da questa parte e avremo C2 D2 su D2 primo uguale il totale sulle conelle D1 meno C1 e infine ottimizziamo per questo C2 uguale D2 primo su D2 e il totale su epsilon conelle D1 meno C1. E questo viene. Ora una cosa vorrei segnalarti. Può darsi che al compito d'esame esca fuori un esercizio strutturato in questa maniera, cioè
in cui uno dei dati è che qualcosa diventa n volte qualcos'altro. Ora, anche se questo coso vi viene dato come un numero, non lo inserite mai come un numero dell'espressione. Vedete che io ho chiamato questo numero quello che è concettualmente il rapporto tra queste due distanze. Questo mi consente al solito di fare il controllo dimensionale e mi consente, se ho sbagliato a leggere quel numero, di non farmi tutti i conti, perché ho sbagliato tutti i passaggi per cercare un numero diverso. Quindi inventatevi, potete anche dire questo 10 lo chiamo n. Allora un altro modo corretto di fare tutti questi passaggi, invece che indicare di questo di 1, è per c. C2 per n, dove n è questo, alla fine dei conti al posto di n ci mettete 10. Ma non utilizzate mai nel procedimento dei numeri. Qualche domanda su questo esercizio? Allora qui naturalmente la cosa fondamentale qual è? Realizzare che quando avete un sistema isolato, cioè che non viene mai collegato a qualcos'altro, avete la certezza che la carica complessiva del sistema rimane invariata. E quindi se avete la carica iniziale sapete pure la carica finale. O comunque avete un'equazione che vi collega la carica iniziale e la carica finale. Possiamo procedere.
40 volte dopo che ora chiaramente messo siccome voglio calcolare la capacità il condensatore è facilissimo, quindi dovrebbe essere molto più non ha nessuna importanza quello che conta un condensatore è la sua capacità. Poi io per ragioni costruttive posso scegliere di farlo piano cilindrico oppure ma l'unica cosa che conta è la capacità. Per quello nei disegni non si distingue mai da cilindrico eccetera. Naturalmente dove entrerà il fatto che è cilindrico o cilindrico nell'espressione matematica della capacità, quella è l'unica cosa, l'unico momento in cui mi devo ricordare che un condensatore è cilindrico. Allora vediamo un pochino di capire come possiamo procedere. Per il primo caso l'energia elettrostatica iniziale ovviamente è semplice perché abbiamo una formuletta già cucinata per l'energia elettrostatica di un condensatore. Anzi ne abbiamo, come abbiamo visto, tre. Ovviamente quale ci converrà utilizzare? Visto che dobbiamo calcolare l'energia iniziale, nello stato iniziale conosciamo la tensione, utilizzeremo quella 1/2 C con 0 al quadrato, in modo che l'unica incognita adesso è calcolare la capacità del condensatore. E la capacità di un condensatore cilindrico di lunghezza L, non me la ricordo, però mi pare che sia qualche cosa del tipo 2 pi epsilon con 0 per L sul logaritmo del 2 su L1. Se non è questa ci si avvicina abbastanza. E poi c'è il fronte l'acqua. Questo lo possiamo calcolare, viene 8 tipo Farad. No, scusate, questa è la capacità di energia, è 4 per 10 alla meno 8, ciao. Vabbè, quindi questa prima domanda penso che sia abbastanza facile, si tratta solo di mettere il valore dell'espressione della capacità del condensatore in capello. A parte di seguire l'esercizio ovviamente è la seconda, cioè dobbiamo capire che cosa succede quando colleghiamo quest'altro condensatore in parallelo e il nostro obiettivo è di calcolare Cx. Quindi dovremo trovare una formula che mi collega Cx all'incognita che devo calcolare ai dati che sono forniti dal problema. Ora, che cos'è che collega il collegamento c'è tra la situazione dopo, che ovviamente è determinata come Cx, e la situazione prima? Il fatto che io ho preso un condensatore isolato e ci ho attaccato un altro condensatore e, ripeto, il generatore era scollegato, per cui questo numero non esiste più, no? La tensione sarà cambiata adesso, anzi sappiamo che è cambiata, è diventata 40 volt, ce lo dicevo. Quello che certamente non è cambiata è che tutta la carica che inizialmente stava sul primo condensatore, l'unico che c'era, si sarà distribuita su tutta questa insieme delle due armature. Quindi la carica iniziale sarà uguale alla somma delle cariche sul condensatore cilindrico e sul condensatore che ho aggiunto. Quindi un iniziale con zero, la carica iniziale sul condensatore, sarà uguale un primo C, dove con il primo C indico la carica che nello stato finale c'è sul condensatore cilindrico, più QX, un primo X che è la carica finale sul condensatore cilindrico. Questa è l'espressione. Vedete? Io vedo spessissimo che quando venite a chiedermi degli esercizi, io ho fatto così e cominciate a propormi equazioni in cui c'è un doppio zero, cioè cercate sempre di fare 18 passaggi insieme. Ve lo sconsiglio finché non avete un'assoluta padronanza della questione. Prima scrivete nella maniera più semplice possibile l'equazione che rappresenta il principio fisico che volete trattare. Quello che volete discutere matematicamente è il fatto che la carica iniziale è uguale alla carica finale. Allora scrivete qualcosa che comprende solo simboli che rappresentano carica. Carica iniziale ai capi sull'unico condensatore che c'è è uguale alla somma delle cariche che trova alla fine sui due condensatori del sistema.
avendo questa, poi studio separatamente questo, questo e questo, come saranno legati ai vari dati del problema. Ma non scrivete subito C per V, perché sennò fate dei pasticci. Adesso ci possiamo focalizzare su questo termine. La carica iniziale sul condensatore cilindrico, quando era l'unico oggetto esistente, sappiamo che non possiamo scrivere capacità del condensatore cilindrico per la tensione che c'era in quel momento a carica del condensatore, che era proprio 0. Quindi questo diventa C per 0, che deve essere uguale alla carica che c'è sul condensatore cilindrico nella situazione finale, e questa carica, siccome ormai la capacità del condensatore cilindrico ce la siamo calcolata, questa qua, sarà uguale alla capacità del condensatore cilindrico per la tensione che c'è alla fine, più la carica che c'è alla fine sul condensatore che è stato aggiunto, e ovviamente questo sarà Cx del V. Espressione che naturalmente ci convince, perché che cosa abbiamo ottenuto? Che C per V0, carica iniziale, mi viene fuori tensione finale per la somma delle due capacità. La somma delle due capacità è la capacità totale della, del parallelo. Quindi, in pratica, Q finale, capacità finale per tensione finale. E quindi c'è quella stessa espressione. Adesso vogliamo calcolare C. Vediamo in questa espressione che cosa è noto e che cosa non è noto. C ce lo siamo calcolato, quindi ormai è un parametro noto. V con 0 è noto. Questo è noto, V è noto, quindi abbiamo finito la prima parte, cioè il calcolo di C. Portiamo quindi qua C V0 su V uguale C di C. Quindi C è uguale a C che moltiplica con 0 su V meno 1. Mi viene fuori 12 picofarad. È chiaro che non mi metto neanche a fare lo sforzo di calcolare questo numero se vedo che questa formula non mi torna. Quali sono i controlli che posso fare su questa formula? Al solito, ovviamente, il controllo dimensionale, questo è banale, questo è un numero per cifre da una capacità. Ma l'altro controllo che posso fare prima di fare 18.000 punti con la calcoletta è che ovviamente la capacità è definita positiva, quindi questo V0 su V meno 1 deve essere maggiore di 1, quindi se qui per un qualche motivo avessi sbagliato e mi fosse venuto V su V0, me ne sarei accorto che c'era un errore e mi sarei risparmiato i calcoli. Quindi adesso Cx l'abbiamo calcolato, rimane l'ultima domanda, la nuova energia del sistema. Allora, la nuova energia statica del sistema, a questo punto la calcolo molto facilmente, perché ho il valore della tensione finale, quindi di nuovo mi converrà utilizzare la formula 1/2 C quadro. Sarà 1/2 C finale quadro, dove C finale, essendo un parallelo, è la somma delle due capacità. Ma adesso tutti sono dati noti perché ci siamo calcolati prima, e questo viene un S per 10 alla meno 8 già 1. E quindi anche in questo caso abbiamo risolto l'esercizio. Ora si può fare così, però questo modo di scrivere l'energia elettrostatica nello stato finale non è molto elegante. Perché? Perché vedete che
devo farmi tutti i calcoli numerici, che sono una cosa più noiosa ovviamente nell'esercizio di fisica, per capire se questa energia è aumentata o diminuita rispetto al caso iniziale, cioè se diciamo energeticamente mi è convenuto fare questo procedimento o no. Allora, è buona norma, tutte le volte che ho un parametro che mi piacerebbe confrontare immediatamente con un altro, cercare di scriverli in modo che siano immediatamente confrontabili, cioè di inserire qua dentro l'energia elettrostatica iniziale. Questo lo posso fare perché? Perché posso passare attraverso il fatto che tutte e due queste energie in realtà le posso scrivere in termini della carica. Ossia, ho due possibilità. Vedete che se io parto dall'espressione primo uguale un mezzo un quadro su C finale, siccome la carica finale è uguale alla carica iniziale perché il sistema è isolato, l'energia elettrostatica iniziale la posso scrivere con un mezzo un quadro su C iniziale. Allora, al posto di Q4 in questa espressione, C2C iniziale per l'energia elettrostatica iniziale, che ho chiamato ES, diviso 2C finale. E quindi scopro in maniera molto semplice che c'è un legame diretto tra energia iniziale e finale, e quindi senza mettermi a fare i conti vedo subito che l'energia elettrostatica finale, siccome quella iniziale è moltiplicata per questo parametro che ovviamente è sempre minore di 1, è certamente diminuita. Quindi è più elegante e molto spesso mi consente di fare i confronti a prima vista, cercare di scrivere tutte le quantità di uno stesso tipo, tutte le energie, eccetera, eccetera, una in termini dell'altra, per capire immediatamente dal punto di vista energetico che cosa è successo, o le tensioni, una in termini dell'altra, per capire se la tensione è diminuita, aumentata, o la carica, eccetera, eccetera. Qualche domanda su questo esercizio? Poi vediamo l'ultimo per oggi. Sì ragazzi, non so, siamo per niente avanti. Una sferetta metallica di raggio A uguale a 200 mm che è posta dentro una calotta sferica, cioè un guscio sferico se volete, che ha raggi interni, quindi questo raggio è P uguale 4 cm, e raggio esterno, quindi quello da qui a qui, C uguale 6 cm. E intorno a questa calotta è messo un guscio sferico che ha raggio sempre conduttore, ci sono conduttori, P uguale 10 cm, che viene collegato a terra. La sfera interna viene caricata con una carica Q pari a 1 per 10 alla meno 9 coulomb. Vogliamo sapere le seguenti cose. Il potenziale della sfera interna. Data questa carica che ci ho messo, questa sfera si porterà a un certo potenziale. Voglio calcolare il valore di questo potenziale. Quindi innanzitutto attiviamo un simbolo, siccome la sfera è di raggio A lo chiamiamo Q. Sarà proprio il potenziale alla distanza A dal centro. Poi vogliamo sapere l'energia elettrostatica di questo sistema. Dopodiché vogliamo rispondere alle stesse due domande se questa sfera la portiamo a contatto con questa calotta. Quindi avremo altre due domande, V' e S' dopo che questa sfera l'ho portata qui a contatto. Comunque partiamo dal primo caso, perché è chiaro che se riusciamo a risolvere il primo caso, poi il secondo
ragioneremo nella stessa maniera. Ora, che cosa succederà quando io metto la carica Q sulla sferetta in terra? È evidente che qui siamo in quel caso di un conduttore messo dentro un conduttore cavo, cioè qui si formerà sulla parte interna carica negativa uguale in modulo a questa, qui fuori carica positiva uguale in modulo, perché inizialmente questa cosa qui era scarica, di nuovo qui carica negativa, e qui fuori ci sarebbe una carica positiva, ma c'è il famoso collegamento a terra, quindi questa qua se ne va via. Quindi in sostanza, voi vedete che il sistema è fatto da quattro corpi metallici in queste condizioni: carica positiva Q, carica negativa Q, carica positiva Q, carica negativa Q, ossia è tutto equivalente a un sistema fatto in questa maniera: più Q meno Q, più Q meno Q. Sono quattro armature metalliche, quattro oggetti metallici, cariche alternativamente con la stessa carica positiva e negativa. Cioè, questo oggetto è di fatto, sono di fatto due condensatori in serie, due condensatori di che tipo? Ovviamente sferici. Quindi questo sistema è costituito da due condensatori sferici in serie. Allora, cominciamo a vedere la prima, avendo capito qual è l'oggetto con cui abbiamo a che fare, vediamo di rispondere alla prima, ritorna che sono due condensatori in serie. Vediamo di rispondere alla prima domanda: il potenziale in questo punto A. Ora, naturalmente, noi abbiamo già tante volte durante il corso calcolato il potenziale in un punto. Come lo calcolavamo? L'integrale di linea del campo fino a quel punto. Naturalmente questo lo possiamo fare. Quindi potremmo scrivere che V con A è uguale a meno l'integrale dall'infinito fino alla distanza A al centro di E in R. Ora però possiamo osservare una cosa: da qui all'infinito il campo quanto vale? È nullo. Potenziale qui è zero, è zero dappertutto, e quindi il campo fuori è nullo. Quindi questo integrale non ho bisogno di farlo dall'infinito a questo punto, lo faccio da qui a questo punto. Se non siete convinti, la possiamo mettere in questa maniera: scrivo invece che scrittare l'espressione del potenziale di un punto, scrivo l'espressione della differenza di potenziale tra due punti, che è meno l'integrale da un punto all'altro del campo. Ma Vd quant'è? Vd è il potenziale qui, ma questa è messa a terra, potenziale uguale a 0. E quindi effettivamente VA è meno l'integrale da D ad A di E in DL, perché questo lo posso scrivere integrale da infinito a D di N L più integrale, anzi meno integrale da D ad A di N L, e questo è 0 perché K è 0, quindi è un'espressione di naturalmente. Quindi devo fare quell'integrale. Ora, siccome questo è un procedimento che abbiamo già fatto tante volte, quindi questo non sarebbe un esercizio sui condensatori, questo integrale non lo farò, però vi consiglio fortemente di farlo. Cioè, vi consiglio, pratica che dovete conoscere per fare quell'integrale: il campo elettrico in tutti i punti che vanno da qui a qui. Quindi dovete calcolare il campo elettrico in tutta questa regione. Ci sarà un campo elettrico qua nelle capeline tra questi due, qui il campo elettrico sarà 0, poi ci sarà un campo elettrico qua. Quindi dovete calcolare il campo elettrico qui e qui, come col teorema di Gauss, inserirlo là dentro e fare quell'integrale, che ti verrà un certo risultato. Vi consiglio fortemente di farlo.
ma noi adesso risolveremo l'esercizio in un'altra maniera, cioè sfruttando il fatto che questo abbiamo capito che è un sistema di due condensatori sferici collegati. Allora, sapendo che qui questa sfera esterna è collegata a terra, chiedermi il potenziale nel punto A è la stessa cosa che chiedermi la differenza di potenziale tra questa armatura e questa armatura. Questa armatura è il seno di potenziale, quindi qua meno questo è proprio qua. Quindi il problema mi sta chiedendo sostanzialmente qual è la differenza di potenziale totale ai capi di questa serie di due condensatori, la differenza di potenziale tra l'armatura interna e l'armatura esterna. E la differenza di potenziale ai capi di qualsiasi condensatore lo posso calcolare se so la carica che c'è tra l'armatura del condensatore. V è uguale a Q su C. In questo caso Q è stato chiamato Q piccolo e quindi devo calcolare C. La capacità di questi due condensatori in serie, come si calcola? Ricordatevi la regola per le capacità in serie. In serie si sommano i reciproci. Quindi Q1 su C è uguale a 1 su C1 più 1 su C2. Dove ovviamente C1 e C2 chi sono? Il primo è il condensatore che ha come prima armatura questa, armatura positiva questa e armatura negativa questa, e l'altro ha come armatura positiva questa e armatura negativa questa. Quindi il primo condensatore è un condensatore sferico, la cui armatura interna ha raggio A e l'armatura esterna ha raggio B. Il secondo condensatore è un condensatore sferico, la cui armatura interna ha raggio C e l'armatura esterna ha raggio B. Ma la capacità di un qualsiasi condensatore sferico è uguale a 4 di greco y con 0 R1 R2 diviso R2 meno R1. Mettiamolo qua dentro, uguale Q che moltiplica. Allora al posto di C1 ci metto 4 di greco y con 0, R1 e R2 sono A e B rispettivamente. E qui ci devo mettere il numero A. Al posto di 1 su C2 ci devo mettere 4 di greco epsilon con 0 CD su D meno C. Allora, ovviamente 4 di greco su epsilon con 0 lo mettiamo fuori. E adesso che cosa ho? Questo l'ho eliminato portandolo fuori, questo l'ho eliminato portandolo fuori, in meno A su AB più in meno C su CD. Allora, visto che sono tutte sommatorie, facciamo il primo termine B su AB, 1 su A. Il secondo termine è meno A su AB, meno 1 su B. Il terzo termine è D su CD, cioè più 1 su C. E il quarto termine è meno C su CD, meno 1 su B. Quindi alla fine questo viene fuori, siccome adesso sono tutti i parametri noti, questo viene fuori 285 volte. Vedete che sicuramente il calcolo fatto in questa maniera è più semplice di fare l'integrale del campo elettrico. Quindi l'aver riconosciuto questo sistema come una serie di due condensatori sferici ci ha consentito di semplificare i calcoli. E quello vi dico, prima di buttarvi a fare un esercizio, passate un po' di minuti soltanto a pensare come è fatto l'oggetto e qual è la strada migliore. E quei 5 minuti che spendete a scegliere questa formula anziché questa vi salvano una marea di conti. Su questa prima parte avete capito?
Allora vediamo la seconda e poi quest'altra invece le faremo. Ma vediamo un finale o qua? Sì. Per la seconda parte la storia è sempre la stessa, l'energia è responsabile uguale che cosa? Ovviamente in questo caso quello che conosciamo è la carica che c'è su ciascuna delle armature del condensatore, quindi l'energia elettrostatica lo scriveremo Q quadro su 2C, cioè Q quadro mezzi che moltiplica 1 su C1 più 1 su C2, e qui lascio a voi di mettere esattamente questa formula che c'è qua dentro, no? Vabbè. Q quadro diventa 8 di meno epsilon con 0, 1 su A meno 1 su B più 1 su C meno 1 su D, che viene fuori. Uno è 42 per 10 a meno 7 giallo. Allora tenete a mente questo esercizio perché poi la volta prossima lo riprenderemo facendo questi due.